shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Find light in the beautiful sea. I chose to be happy. You and I, you and I. We're like diamonds in the sky. You're a shooting star I see. A vision of ecstasy. When you hold me, I'm alive. We're like diamonds in the sky. Gianni Petrarca, presidente della Sport & Fitness, della IPF, in questa giornata il suo ruolo è quello di coordinare tutto questo workshop su alimentazione e integrazione sportiva, un momento importante di formazione per tutti quei tecnici che vogliono accrescere il loro bagaglio culturale. Buongiorno, buongiorno Gianni, buongiorno agli amici di Fitness Café. Noi oggi con questa giornata dedicata all'alimentazione, all'integrazione, vogliamo cercare di dare il nostro contributo per quanto riguarda la formazione e la diffusione del nostro sport a livello campano, a livello regionale. Tratteremo argomenti relativi all'alimentazione, all'integrazione, con docenti eccellenti e davanti a una platea di persone esperte e professionali. Questo è un evento che si ripete già da anni, un evento che quest'anno ha avuto un grande successo e purtroppo sono rimaste fuori tante persone proprio perché abbiamo avuto un numero di adesioni veramente molto alto e adesso tramite le telecamere di Fitness Café saremo in grado di raccontarvi la nostra giornata. Grazie a tutti quanti voi. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Gianni, ti voglio presentare il relatore che oggi illustrerà le sue grandi doti, il relatore che noi scegliamo ogni anno per fare questo workshop, che ogni anno raddoppia come numero di presenze, anche quest'anno, come ho sottolineato anche prima, tante persone rimaste fuori, una richiesta, e anche se c'è questa richiesta è anche grazie al nostro mostro docente, il dottor Leopoldo Moretto. Sì, buongiorno a tutti, io sono Leopoldo Moretto, titolare di Siforma, azienda specializzata in integratori per lo sport. Ringrazio per essere qui oggi la Sport & Fitness, in particolare Giovanni Petrarca, organizzatore pregiato di questo evento. Oggi sono qui per parlare in particolare di alimentazione e integrazione per lo sport. La materia degli integratori è particolarmente interessante e al centro un po' dell'attenzione in ambito sportivo, per cui oggi cercherò di dedicare molto lavoro a vari argomenti a 360 gradi dedicati all'integrazione alimentare. Dottor Moretto, il problema dell'integrazione sportiva è un momento importante perché c'è tanta confusione, un utilizzo anche diciamo spropositato o non attento di questi prodotti può essere in certi momenti anche dannoso. Quindi ben vengano questi momenti di informazione e di formazione per i giovani istruttori della campagna. La ringrazio per questo spunto, in effetti è così. Io personalmente, da farmacista laureato in nutrizione per lo sport, da 25 anni ormai mi dedico a questa materia, devo dire ho seguito un po' tutto lo sviluppo del mercato. La Siforma si è sempre posta come azienda in equilibrio da questo punto di vista, senza toni eccessivi, proprio per cercare di creare una cultura dell'informazione in merito all'integrazione alimentare piuttosto che della vendita. Il business spesso anticipa la cultura, noi vogliamo fare il contrario, creare informazione e cultura per arrivare a creare anche un'opportunità di mercato.
Ruffo, biologa, quest'oggi una delle relatrici qui al workshop di alimentazione e integrazione sportiva. Buongiorno a tutti, sono una biologa nutrizionista specializzata in ambito dell'alimentazione fisiologica e patologica. Oggi siamo qui in questo corso di integrazione sportiva e alimentazione e nello specifico andremo a riguardare diversi campi in ambito della nutrizione umana, sia appunto in fase fisiologica, quindi in modelli corretti per attuare una sana e corretta alimentazione, tra cui e tutti i sistemi di controllo per il mantenimento del peso. Oltre quindi una panoramica molto generale che riguarda il controllo del peso, molta importanza e rilevanza scientifica hanno oggi il ruolo degli integratori alimentari proprio per garantire un perfetto stato di nutrizione. Linda, coordinatrice di questo gruppo per quanto riguarda questa manifestazione, responsabile anche di sport e fitness, una giornata veramente impegnativa. Sì, buongiorno a tutti. Allora, la giornata è impegnativa perché come tutte le attività di formazione richiedono molto impegno, soprattutto dal punto di vista organizzativo, per cui ci siamo impegnati, chiaramente questo è lo step finale quindi di questo corso che abbiamo organizzato, perché chiaramente c'è un backstage, un background di preparazione di mesi e mesi per quanto riguarda le iscrizioni, per quanto riguarda la preparazione di dispense, gli accordi con i docenti, e quindi richiede molto impegno. Io con me ho a fianco Massimiliano Zinno, che è uno dei docenti della IPF, dell'Associazione Sport e Fitness Academy, che è uno dei nostri, diciamo, delle pietre portanti della nostra federazione, perché noi crediamo soprattutto nella preparazione in primis dei docenti. Quindi ci affidiamo soprattutto a persone preparate e persone competenti, e lui è un esempio per quanto riguarda il settore, in modo particolare del Pilates. Linda, sei anche in dolce attesa, quindi un doppio impegno in questo momento, ma parliamo un po' della Sport and Fitness sia come Academy che come azienda. Sì Gianni, la Sport e Fitness Academy è un'associazione, un ente organizzativo che appunto organizza corsi di formazione e appunto, come ho detto anche precedentemente, si occupa appunto della formazione e quindi si avvale di docenti competenti, ma in modo particolare la Sport e Fitness Academy è legata alla IPF, che è una federazione sportiva che oltre ad organizzare corsi di formazione organizza anche competizioni sportive. Ci siamo allargati dal fitness anche verso il ciclismo, anche verso il Pilates, anche verso il functional training, il postural, quindi ci stiamo allargando la formazione che parte dal fitness in generale fino al fitness settoriale. La IPF è una federazione sportiva, si occupa anche di competizioni, quindi anche come gare di bodybuilding, e in modo particolare è associato all'ente di promozione sportiva, l'MSP, attraverso il quale, che riconosce conosciuto dal CONI e che è il nostro, diciamo, anello portante, proprio perché tutti i corsi di formazione che noi organizziamo sono riconosciuti dal CONI, pertanto rilasciamo anche crediti formativi sia a livello universitario scolastico sia a livello, insomma, di carriere militari. Trovare le parole per presentare Luigi Filaci per me è difficilissimo, perché per me Luigi è la colonna della nostra federazione, il fulcro del nostro ente. Senza di lui non ci sarebbe nulla di tutto questo. Lui ci dà lo sprono ogni giorno per migliorarci, per organizzare, per fare formazione, oltre ad essere proprietario di una delle strutture più importanti della Campania, che dove noi spesso ci poggiamo per organizzare i nostri corsi, le nostre tappe di formazione. Per noi è anche il saggio, è colui che sa ascoltare, sa vedere, ma è anche un po' uno che sa anche rincorrere le mode. Per cui per me è importantissimo presentarvelo. Lascio la parola a Luigi. Cosa dire? Sono commosso, Giovanni, dalle parole che mi hai detto, perché sinceramente sentire queste cose stamattina è quando di più possa, gratificante che possa stare. Bene, stamattina siamo qua, Giovanni ha veramente organizzato qualcosa di eccezionale, un workshop che durerà l'intera giornata. Penso che lui già vi ha dato le informazioni necessarie sulla Siform, il dottor Moretto.
ci sono tantissimi atleti, c'è veramente una bella location, ci sono tanti atleti, tanti istruttori, tanti personal trainer, ne uscirà fuori qualcosa di eccezionale. Questo è soltanto l'inizio della nostra avventura. Proseguiremo più in là, non so se Giovanni vi ha detto che il 4 maggio noi organizzeremo un Grand Prix a Sant'Andrea del Pizzone, una gara a cui ci teniamo tantissimo, e dopodiché proseguiremo ancora nel nostro cammino, il cammino che ci ha insegnato il nostro grande maestro Arturo. Massimiliano Zinno, uno dei volti noti di Fitness Caffè, responsabile del settore Pilates dell'IPF. Sei qui oggi anche tu per questo workshop, anche per stare vicino a Giovanni in questa organizzazione veramente importante. Ciao Gianni, un saluto a te e a tutti gli amici di Fitness Caffè. Sono molto lieto di collaborare con l'IPF e con Sport & Fitness Academy come docente per i corsi di formazione di Pilates, Mattwork e piccoli attrezzi. Oggi è una bellissima giornata per la quale sicuramente apprenderemo tantissime cose in questo workshop sull'alimentazione e sono molto contento di invitarvi anche al nostro corso di formazione di Pilates Mattwork che si terrà ad aprile e un secondo corso di formazione che si terrà altresì a maggio e un corso previsto per i piccoli attrezzi che si terrà a giugno. Da noi ci si aspetta competenza, formazione, preparazione e soprattutto tantissima passione. Quindi vi aspettiamo con tutto il nostro cuore.